L'industria di marca genera in Italia oltre 87 miliardi di valore lungo tutta la filiera, con un'incidenza del 4,2% sul PIL. Un 5% delle entrate tributarie proviene da aziende aderenti a Centromarca. Sono alcuni dei numeri emersi dallo studio La marca crea valore in Italia, redatto da Altesi Strategy Consultant. A margine della presentazione del rapporto, EFA News ha raccolto le dichiarazioni di Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Altesis, e di Vittorio Cino, direttore di Centromarca, che si sono soffermati sui contenuti del documento. Lo studio La marca crea valore per l'Italia, realizzato dallo Share Value Institute di Altesis per Centromarca, evidenzia il contributo delle imprese associate a Centromarca del sistema italiano all'economia e alla crescita del nostro paese. Oltre 87 miliardi di euro di valore condiviso generato nel 2023 e più di 1 milione di addetti coinvolti lungo l'intera filiera che va dai fornitori alla produzione fino ai diversi canali distributivi. Stiamo parlando del 4% del PIL italiano, quindi un apporto veramente significativo, con circa 27 miliardi di contribuzione fiscale per il nostro paese. Questa edizione 2023 mostra anche una crescita significativa intorno al 17% rispetto alla ricerca precedente che è stata fatta nel 2019, l'ultimo anno prima delle flessioni legate al Covid, e quindi mostra anche una capacità di questa industria di essere motore del nostro sistema economico. Sicuramente nell'ambito dei tre macro settori, quindi quello alimentare, quello delle bevande e quello chimico, che è compreso nel sistema di Centromarca, la filiera agroalimentare è la principale in termini di dimensione e di creazione di valore condiviso. Teniamo conto che complessivamente abbiamo un rapporto di 1-3 tra quello che è il valore creato dalla sola industria e il valore complessivo della filiera. È un settore in crescita, importante per il nostro sistema, e le ricadute sull'economia italiana sono legate non solamente ai consumi nel nostro paese, ma a una componente molto importante legata all'export. I dati dimostrano in maniera inoppugnabile il valore dell'industria di marca in questo paese. Quando parliamo di valore certamente economico, e quindi parliamo di numeri molto importanti che si distribuiscono in tutta la filiera, ma parliamo anche di valori che vanno al di là del solo elemento economico, parliamo anche di valore sociale. Solo un dato: tra il 19 e il 23 i salari medi dell'industria di marca sono aumentati del 17%, nel momento in cui si parla di potere d'acquisto calante, di salari stagnanti, l'industria di marca ha investito nelle risorse umane, e questo è inevitabile, perché la marca è tale perché investe in innovazione, investe in ricerca, investe in risorse umane, in competenze, in talento, e quindi rappresenta un unicum che fa bene al paese. L'Italia, il Made in Italy, se ci pensiamo, è un brand, è un marchio diffuso in tutto il mondo. La marca può essere, è, lo è stato e lo sarà, il volano del bello e del ben fatto, che è poi l'eccellenza italiana che va in tutto il mondo. Quindi usare la marca anche come sistema paese serve ad amplificare quegli aspetti positivi di traino, ma anche di attrazione di investimenti dall'estero verso il nostro paese e di export delle eccellenze italiane nel mondo. Noi dovremo sempre più andare sulla qualità, ce lo dice il mercato, ce lo dicono i consumatori, e per fare questo non c'è dubbio che dobbiamo parlare di marche, perché marca è sinonimo di qualità. Da parte sua, Francesco Mutti, presidente di Centromarca, ha espresso contrarietà rispetto a nuovi aggravi fiscali. Gli ultimi dati sull'export agroalimentare sono stati infine commentati da Alessandro Cattaneo, membro della Commissione Politiche Europee alla Camera. Siamo consci che le richieste che possono essere fatte al governo sono di tipo non economico, ovvero sviluppo di pratiche che non abbiano delle immediate incidenze sui conti. Questo non vuole dire che l'applicazione di qualcosa tipo la sugar tax, la plastic tax, ma in generale tutte quelle che sono tasse al consumo, ci vede assolutamente contrari, perché in un settore che già genera oltre il 5% del totale delle entrate tributarie nel sistema paese,
applicare ulteriori tasse indiscriminate rischia di avere un impoverimento del carrello della spesa. Ricordiamo che queste tasse ricadono direttamente sulla spesa dei consumatori e quindi impoverire qualcosa senza generare altrettanto. Per quanto riguarda invece sempre gli stimoli da dare, una politica che possa far tendere alla creazione di o campioni nazionali o dei player sempre più in grado di competere sui mercati internazionali, affinché quel 40% di contribuzione al PIL che nasce dalle esportazioni possa crescere, è una variabile assolutamente prioritaria per il sistema paese. Sono numeri che parlano da soli di un mercato, quello del Made in Italy, che è un nostro, è il nostro, come dire, concetto internazionale più forte che dobbiamo salvaguardare, e il comparto alimentare costruisce quel Made in Italy in maniera assolutamente sostanziosa, e avere un segno più di questa rilevanza nei dati è incoraggiante, ma non deve farci sedere sugli allori, perché la competizione globale è sempre più marcata, è sempre più forte. Quindi noi prendiamo questo dato come incoraggiamento, ma sappiamo che dobbiamo giocare e vincere ancora delle sfide. Quali? Per esempio aiutare le microimprese. Oggi è stato detto, il comparto alimentare ha 9 addetti di media, rischiano di essere fragili di fronte alle grandi sfide globali. Allora noi, attraverso un'incentivazione, non attraverso un'indicazione coercitiva e direttiva, vogliamo incoraggiare a mettersi insieme, a fare economia di scala. Per fare cosa? Per aumentare la produttività, per essere aggiornati con la digitalizzazione, per guardare all'estero con l'internazionalizzazione, con più appunto solidità strumenti, e riuscirci. Ecco, tutto questo lo facciamo come governo con una logica, per il mio DNA, liberale, che vuole dire agli imprenditori: siamo con voi, vi leviamo un po' di tasse, vi leviamo burocrazia, crediamo che lo sviluppo dell'Italia passi dal vostro sviluppo, e il mercato alimentare ne è una straordinaria dimostrazione.